scorso anno, esattamente meno di un anno fa, eravamo qua e questo era un rudere. Adesso è una sede di studi, di formazione per i giovani, per gli amministratori, per le forze dell'ordine. Quindi intanto in un anno abbiamo compiuto, ed è stato compiuto dai commissari e dal prefetto, un passo avanti estremamente significativo. Adesso questo stesso sforzo che abbiamo messo con le mura lo metteremo perché dentro queste mura viva la formazione, viva il clima della legalità e si irrobustiscano le strutture di questa regione per combattere l'andrangheta. Quando questo comune doveva essere sciolto per mafia, si decise di non farlo in Consiglio dei Ministri e noi considerammo questa decisione sbagliata e non adeguata agli accertamenti che erano stati fatti dalla commissione di accesso. Quindi siamo venuti qui a visitare questi beni confiscati della Cosca Mancuso, inutilizzati e distrutti dagli stessi Mancuso, per testimoniare che la commissione voleva che questa comunità si riscattasse. Nel giro di pochi giorni si dimise il sindaco, è stato commissariato il comune dalla prefettura, i commissari hanno utilizzato i fondi messi a disposizione per ricostruire questi beni, adesso ci saranno le elezioni, questa comunità oggi ha a disposizione beni che prima non aveva.